Cari amiche e cari amici, questo video si apre con il retro dell'ultimo libro serio che riguarda la strage di Ustica. Stiamo parlando del libro di Antonio Bordoni, Ustica, il relitto parla. Antonio Bordoni è ingegnere aeronautico, autore di diversi libri centrati sul tema dell'aviazione civile e creatore del sito di cui lascio il link in descrizione. Con Ustica il relitto parla, l'autore ha voluto portare a conoscenza dell'opinione pubblica il lavoro e le conclusioni a cui sono giunti gli investigatori aeronautici dopo aver attentamente studiato i resti recuperati dal fondo del mare. Opinione pubblica che è stata fortemente convinta da una tuttora perdurante e martellante campagna mediatica propagandante la tesi che quella sera dell'estate del 1980 l'aereo sia stato abbattuto durante un combattimento tra aerei, aerei che nessun radar ha però mai rilevato in quell'ora e in quell'area. I dati radar dicono che quella sera, in un raggio di 90 km dal 19, non c'era nessun altro velivolo, né civile né militare, che lo potesse minacciare. Il libro si divide in tre parti che ripercorrono la lunga odissea ed è ricco di stralci dagli atti processuali, quelli di cui mai si sente parlare durante i vari programmi TV o legge negli articoli sui giornali. La seconda parte è dedicata ai lavori delle varie commissioni succedutesi negli anni e spiega chiaramente tutti gli aspetti tecnici esaminando le varie ipotesi. Presenta molti grafici e prospetti che ricostruiscono tra l'altro la destrutturazione in volo del velivolo e le zone di ripescaggio delle varie componenti. La terza parte è altrettanto interessante, riportando le testimonianze di due dei membri stranieri della commissione Misiti, Goran Lilja e Frank Taylor, e l'intervento dell'onorevole Marco Taradas in commissione stragi del 20 ottobre 1998. Questo libro non parla delle varie fake news o cerca dei responsabili. Il suo focus sono esaminare gli aspetti prettamente tecnici dell'accaduto. I tanti grafici e tabelle sono molto utili e direi che con questo libro si sia colmata una lacuna in tal senso. Inutile dire che chi seriamente segue la vicenda di Ustica, questo libro lo deve necessariamente leggere. Concludo segnalando la prefazione a firma di Frank Taylor, uno dei massimi esperti mondiali in materia di disastri aerei.